19, clear direct bottom. Second 61, descend and maintain 6,000, cut approach 127.07. Qui Fly Europe TV, torre di controllo. Il 1 maggio 2015 si inaugurerà l'esposizione universale di Milano. In sei mesi l'Expo ospiterà 141 delegazioni ufficiali, capi di Stato e di Governo, commissari europei, scienziati e manager dell'industria. Insomma, tutti i più influenti protagonisti dell'economia e della finanza del pianeta, chiamati ad investire in Italia. L'area espositiva si trova a Rho e misura 1.000.000 di metri quadrati. Per allestire l'esposizione si spenderanno 1.350.000.000 di euro, in gran parte pagati dagli oltre 140 paesi partecipanti. Si prevede che l'Expo attirerà a Milano 22 milioni di visitatori da tutto il mondo. A questo eccezionale evento, proiettato nel futuro dell'umanità, però si potrà accedere in un solo modo. Via terra. Nessuno ha pensato al trasporto aereo. Milano è l'unica metropoli senza un eliporto per i collegamenti veloci punto a punto e all'Expo non ci sarà un elisuperficie per accogliere i passeggeri. Ad arrivare dal cielo ne erano stati calcolati 630.000. La svista è madornale e nessuno ne vuole parlare. Tacciono i responsabili di Expo 2015 e il supercommissario Giuseppe Sala. Tacciono i dirigenti del comune di Milano e il sindaco Pisapia. Tacciono il governatore Maroni e i tecnici del Pirellone. Il caos del traffico, i problemi di security, le ore di percorrenza, la figuraccia in un'Italia terzomondista sono cose che non li riguardano. Forse per loro gli elicotteri volano troppo in alto. A Cascina Costa, a soli 20 km dall'Expo, Augusta Westland costruisce elicotteri che vende in tutto il mondo. Gli elicotteri italiani, uno dei simboli più prestigiosi del Made in Italy, saranno esclusi dall'Expo per una svista, tanto incredibile da sembrare voluta. E ormai è tardi per rimediare. Ma com'è possibile che tutti i grandi esperti coinvolti nel progetto Expo abbiano avuto una svista così evidente? E perché nessuno dà spiegazioni? L'Italia è un paese senza cultura dell'aviazione, ma è un paese profondamente democratico e ugualitario. Per recarsi all'Expo, i potenti della terra dovranno fare come tutti, usare l'auto o la corriera. Traffico permettendo. A Obama e alla Merkel qualcuno glielo dovrà spiegare. Qui Fly Europe TV, torre di controllo. Passo e chiuso. American 1381, regional approach east or west.